Sono fiero dell'amore che il popolo italiano ha per mio padre. Così Eugene Chaplin, figlio del grande Charlie, a Salerno durante la presentazione del libro Vita d'artista scritto da Claudio Tortora, direttore artistico del premio Charlot, in programma fino a fine mese in città. Durante l'incontro al quale hanno preso parte il sindaco Vincenzo Napoli e una folta rappresentanza degli studenti dell'Università di Salerno, Eugene Chaplin ha parlato di suo padre, uomo prima che attore. Il premio Charlot è importante, ma è soprattutto un premio alla commedia, che è una delle arti più difficili da realizzare. Qual è il suo rapporto con Salerno? C'è un legame speciale? C'è la prima volta che sono a Salerno. È la prima volta che sono qui a Salerno, ma sono oramai 15 anni che sono in contatto con il signor Claudio Tortora e sono un fan del festival. Fan di festival. È sempre un piacere e questa è un'occasione particolare perché è il quarantennale dalla dipartita del papà e quindi la sua presenza per noi è stata di grande conforto, anche perché siamo alla vigilia del trentennale del premio Charlot, quindi siamo anche con lui pensando di fare una cosa particolare. Un premio che fino adesso sta procedendo in un certo modo, io non dico mai niente, mi pronuncio sempre il 30 luglio quando è finito.